Sono un bello maestro. Oggi. Oh, sì. Battute che noi diciamo entrano dentro la storia. Invece c'è questa tendenza dell'attore, non so, quell'italiano sicuramente, che non è mai dentro la storia, sta sempre in un limbo che non so quale sia. La 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 la. Mi raccomando, è un disastro. Ora io non so come si possa fare. Ah! È bellissimo, ragazzi. Guarda. Attenzione. Retroscena, anche questa volta, vi porta dietro le quinte. Stiamo assistendo al processo creativo, alle prove di un curioso accidente di Carlo Goldoni. Sì, vediamo, adesso sai, stiamo provando, non sappiamo ancora come andare a finire. Un fatto vero, verissimo. Verissimo. Punto. Accaduto in Olanda. Sono le parole di Carlo Goldoni nel presentare questa commedia, che è definita una commedia degli equivoci, abbastanza rilanciata, ma forse non c'è proprio tutto da ridere, forse ci sono anche risate amare. Lo vedi che spessore prende la scena, toglie Goldoni da quella idea convenzionale casareccia che sia una cosa dove si ride. Stavo quasi per dimenticare, il regista e protagonista di un curioso accidente è il maestro Gabriele Lavia. Sì, lo so, non lo seguiamo sempre, non ne perdiamo una, vi abbiamo svelato tutto di lui, dei suoi segreti, retroscena di retroscena, eppure sono sicuro che anche questa volta riuscirà a stupirci. Scommettiamo? E allora, non perdiamoci di vista. Ciao, buonasera, è un piacere trovarvi qui, ecco. L'unico che ci capisce di teatro, lui è Michele Sciancalepore, l'unico che fa il teatro in televisione. Chissà per quanto ancora. Ah, perché sì, lo vogliono, gli bucano le gomme, sì, e sì, gli fanno dei dispetti. Senti, prima di tutto, posso? First of all. Auguri. Ah, grazie carissimo, grazie. Fare qualcosa di pasticciato. No! Non farlo! Sono disperato. No! E
testo semplice, ma è difficilissimo. Do una triste notizia. Dobbiamo ricominciare la prova. Piuttosto che ricominciare le prove. Ciao. Buonasera, è un piacere trovarvi qui. Ecco. Guarda. Lui è avaro. Ha fatto i soldi. E quindi guarda. Alla Paolo Stoppa. Con le mascelle chiusi, è avaro anche di suono. E so che qui si tendono insidie al vostro decoro. E so che qui si tendono insidie, fammi capire la parola insidie. E so che qui si tendono insidie al vostro decoro, alla mia autorità. Voglio fare più artistica. Dai. Facciamo? Più artistica? Abbiamo due modi. Una che fai solo così. Un'altra, non prenderlo, col braccio fai così. No, dammi uno schiaffo. Ah, ti fermo la mano, ok. E so che qui si tendono insidie al vostro decoro e alla mia autorità. Ah! È bellissimo, ragazzi. Sappiate dunque che il signor ufficiale ha banditescamente sposato la mia padrona. Lento, lentissimo! Sappiate dunque che il tenente della Cuderie ha banditescamente sposato la mia padrona. Vendicate l'ingiuria. Piangi sempre di più? Vendicate l'ingiuria, vendicate, c'è sotto sotto appena un po' di pianto. L'ingiuria un po' di più che mi viene fatta e non piangerò fino alla fine. Signor padre, vendicate l'insulto che mi viene fatto. Si sono valsi di me per mascherare gli affetti loro. Mi hanno lusingata per dileggiarmi! Mi hanno lusingata per dileggiarmi! E l'affronto che hai fatto a me! E gli insulti nella nostra casa! Che hai fatto a me! Viene a offendere la nostra casa! Bravissima, amore! L'hai detta benissimo queste ultime due parole! È vero? Anche il nostro amico Sciancalepore mi ha fatto così con la testa! E quantomeno curioso che Gabriele Lavia si innamori di una classica e anche per certi aspetti ridanciana commedia degli equivoci, un curioso accidente di Goldoni. Allora la domanda è, conoscendoti più o meno bene, credo, quale dramma, ferita, rovina hai intravisto sotto la cenere che cova in questa commedia? Si ride, ma è un dramma familiare grosso. A un certo punto c'è una piccola battuta. Il mondo è finito. Va bene ragazzi, facciamo una pausetta. Va bene. Perché dice il mondo è finito? Ma ti sei guardato attorno? Ti sembra che la temperatura che c'è adesso in Italia sia una cosa normale? Cioè ti sembra una cosa normale quello che sta accadendo nel mondo? Va bene ragazzi, facciamo una pausetta. Thank you.
ricordi cosa gli hai detto il primo giorno di prove? Avrò detto tante di quelle sciocchezze che non le ho volute dimenticare. L'idea sarebbe quella, ma non so se ci riesco, di rompere lo schema del personaggio che comunque sotto c'ha i jeans di prova. Ma questa cosa tenetela, vi prego. Qui ci stiamo divertendo, a molto, molto. Però la cosa grandissima è che Gabriele, appena vede che ti appoggi, che la dici a memoria, o che vai in un luogo sicuro, sì, ti fa vedere, ti sgama sempre, ti scardina. E ti richiede sempre di essere vivo. Senza pianto. Ah. Pulita. Benissimo. Senza pianto. Senza commozione. Ah, perfetto. Solo con la forza della ragione. Va bene. Vai, Nihil est sine ratione. Perdonatemi, per carità. Nessun perdono. È giustissimo il vostro sdegno. Alzati. Non mi alzerò senza il vostro perdono. All'inizio è stato tostissimo, perché delle cose me le ero dimenticate. Sciocca! E poi sciocca tre volte sciocca! Mi fa un veleno che lo ammazzerei con le mie proprie mani. L'immagine forte è quando finalmente l'altro giorno mi ha detto: questa l'hai detta benissimo, e nessuno lo ha immortalato, per cui volevo ricordarlo almeno io. Accompatite, signore, ma io non ci avrei pensato per ora se l'accidente di dover coabitare con un giovane parecchi mesi non me ne avesse data occasione. Non ho sentito l'ultima parola. E l'ho detta a testa china, vai, c'hai ragione. Non me l'avesse data occasione. Va bene. Se l'accidente di dover coabitare con un giovane parecchi mesi non me ne avesse data occasione. Bravissima. Ok. E siccome non ci credi, chiedi al mio amico Shankarepo. No, com'era? Confermo. Confermi, perfetto. Il modo in cui lui ti fa cercare il personaggio, ti dà l'opportunità di cercarlo veramente con lui che ti supporta, non ti lascia mai solo, ed è una cosa che i registi di solito fanno spessissimo, invece di lasciarti da solo a fare cose, no? Invece lui ti sprona a tirarlo fuori e non ti molla. A me mi ha colpito durante queste prove il fatto che Gabriele riporti anche in una commedia una forte drammaticità, e lui la collega alla situazione teatrale di oggi. Cioè questa cosa che lui mette il camerino in scena e che fa dire al suo personaggio a un certo punto, in un certo modo, il mondo è finito, a me un po' mi tocca. Amore, che amoroso. Vi chiedo velocissimamente una frase per dare una sorta di didascalia illuminante sul vostro personaggio. Giannina. Forse ecco, il mondo che mi vede qui contenta e non punita si guardi dal ritrarne il cattivo esempio. Impunita, quindi? Impunita. Ma in Francia le prime attenzioni si usano verso le forestiere, non è vero? Crisi della virilità. Monsieur de la coterie. Sono strani questi francesi. Costanza, anzi, Madamigella Costanza, la Vispa Teresa. Se maritata non è interamente perduta. E il personaggio è? È l'altro padre, Riccardo. Avete voi una figliuola da marito? Magari non l'avessi. Ma vi incomoda il tenerla in casa? Magari se ne andasse. Marianna. Marianna? Non ha fatto le scuole dell'obbligo.
Ho guardato in camera, giusto? Tagliamo. Giorgina, come è intitolata questa commedia? Curioso accidente. E quindi quando dice accidente? L'accidente di dover coabitare con un giovane parecchi mesi non me ne avesse data occasione. Quanto c'è di Lavia in Filiberto oppure no? Non sono io che faccio il personaggio, è il personaggio che fa me. Io adesso vi elenco una serie di leitmotiv di Gabriele Lavia. Wow, questo ci piace. Ci piace molto. Questo ci piace molto. Sì, ma li conosciamo. Li conosciamo meglio noi. Mi dite sì, no, non l'ha detto, non l'ha detto, ha cambiato qualcosa. Ok, allora, dai. Veritas e Aletheia, o Aletheia? L'ha detto. L'ha detto, a tavolino ha perso appeal Aletheia. Ultima in classifica. Il teatro ha una particolarità unica come la vita, non si fissa mai, è un flusso costante nel tempo, la recitazione jazz. L'ha detto varie volte. L'attore in scena non c'è, è una negazione di sé, la privazione è la presenza di un'assenza. Siamo nella Steresis. Andiamo avanti, non doppiare il movimento. E non fare tendina? Fai sempre tendina. Nil est sine razione. Invece l'abbiamo a memoria, ma forse non l'ha detto. La sembra Leonardo, l'ha detta. Leonardo è fresco. Lui è la sua prima volta. È l'unico che sapeva. Lui è la sua prima volta. Nil est sine razione. Nel secolo dei lumi c'è una ragione. Non copiare ma rubare. Sì. Come Picasso. Angelus Silesius l'ha cicciato fuori. Sì, la rosa, certo. Fiorisce perché. Non gliene cale. La rosa è senza perché. Fiorisce perché fiorisce. Di sé non gliene cale. Non chiede di essere vista. Fusis e psiche. Psiche. Quello è la base, è il respiro, è l'anima. Qua c'è scritto Fiusi. Però scritte lui, scritte da lui. Dobbiamo provare. Ok. Vi do una triste notizia. Dobbiamo ricominciare la prova. Piuttosto che ricominciare le prove, lo imitate pure. Non so quali incubi avrete ormai. Ciao, grazie. Ragazzi, ricominciamo. Sono trascorsi 20 giorni dalla nostra prima incursione nel processo creativo di Un curioso accidente. Ora siamo qui, dietro le quinte del Teatro Argentina di Roma, a ridosso del debutto, e una serie di domande sorgono spontanee. Signore, mi credete voi maliziosa? La prima innanzitutto, ovvero come ha trasformato il regista Gabriele Lavia questa divertente commedia degli equivoci? In che modo l'ha fatta sua? Non lo so, intanto se l'ho fatta mia, ma sai, io in fondo faccio più o meno sempre la stessa cosa, mascherata da tante cose diverse. E poi altre domande.
È confermato il ribaltamento di questa commedia da commedia dell'equivoci divertente in qualcosa invece di amaro e non tanto ridanciano? È evidente, sarà evidente la fine, il crollo della figura paterna e che l'uomo non conta più niente e l'autodeterminazione della donna? Sono tutte domande a cui solo i protagonisti di questo spettacolo potranno rispondere. In fondo, che cosa racconta questo testo? Racconta il crollo della figura maschile e l'avvento della figura femminile. L'autodeterminazione, sì, come la chiami tu, della donna, sì, no? Sì, okay. Tutta la mascolinità è sopraffatta da... È presa in giro un po'. Signore, avete mai potuto comprendere che io sia mendace? No, non l'ho mai compreso. E non mancano anche tante curiosità da svelare. Ad esempio, ci saranno i due pianoforti in scena? I due pianoforti ci sono. Pure un arlecchino, non sappiamo se dorme o è svenuto, o è passato miglior vita, chi lo sa. E i tendaggi un po' sghembi? E la scena un po' storta, decadente, in rovina, tipico ormai delle messe in scena, delle ultime messe in scena di Gabriele Lavia? Confermata quindi anche la presenza dei tendaggi un po' sghembi che scendono giù e anche in generale l'impressione della scenografia è quella appunto di qualcosa in rovina che sta per cadere, che sta per crollare. Ci sarà anche la passerella che collega il palco alla platea, anche questo un elemento tipico degli ultimi lavori del maestro. E in effetti immancabile anche la passerella che collega la scena con la platea. E la canzone Amore amoroso, amore ingegnoso, insegna agli amanti gli inganni e gli incanti. È confermata? Sì. Ci sarà, vero? Ci sarà, okay. Sì, la vedi. Ok, tu la sai, la sai a memoria? L'amore amoroso, l'amore ingegnoso, insegna agli amanti gli inganni e gli incanti. Te la canto? Sì. L'amore amoroso, l'amore ingegnoso, insegna agli amanti gli inganni e gli incanti. Nascondi gli inganni e gli incanti, nasconde il suo fuoco, sia pur per un poco, per poi ancora bruciare. E davvero ci saranno gli spettatori seduti sulla scena a pochi metri dagli attori mentre recitano? La presenza di queste poltrone sul palco in effetti fa pensare che è confermata anche la presenza degli spettatori in scena a poca distanza dagli attori durante lo spettacolo, quindi tutto dovrebbe essere confermato. Tutto confermato. È stato creato dal Teatro di Roma, un contest. E... Che cos'è il contest? La cosa un po' mi inquieta, un po' mi diverte. Come spiegare il contest? Il contest. Cioè, un contest è una prova, vincere un premio, vincere un qualcosa. In questo caso... Una sorta di sfida? Esatto, in questo caso viene vinta la possibilità di guardare lo spettacolo direttamente dal palcoscenico. Il dramma lì che è una caramellina o un telefono che suona lì è amplificato. Però sarebbe bellissimo, in realtà, anche perché c'è Gabriele Lavia, esatto, che non le manda a dire. Quella poi è un'incognita abbastanza divertente, però che mette anche un po' soggezione. E se becchi quello che si vuol fare il selfie con te mentre stai recitando? Quello cercheremo in modo delicato di fargli capire che non è il momento, non lo so. Show must go on. Okay. E funziona così, ogni persona che ha acquistato un biglietto per vedere lo spettacolo qui al Teatro Argentina dovrà fare un video in cui racconta l'equivoco più divertente della propria vita. Il curioso accidente della propria vita, esatto, e postarlo come storia sul proprio social e taggare il Teatro di Roma ed Effimera Teatro e anche l'hashtag Un Curioso Accidente, e i migliori, più divertenti verranno selezionati e 10 persone ogni serata potranno guardare lo spettacolo dal palcoscenico.
Insomma, sarà davvero come nelle premesse, come annunciato 20 giorni fa, uno spettacolo strano, pasticciato e un po' curioso. Sgangherato. Io lo trovo anche molto poetico, devo dire. Cioè... poetico e sgangherato, uno simbolo esatto, bellissimo. Esatto, no, ma questo è così. In corso d'opera, ecco, questo mi viene da dire. Direi anche sempre alla prova, cioè sempre in prova, in continuo divenire. Si cambia registro e c'è una scena d'amore melò, diciamo. E poi si rientra nella commedia e poi, insomma, sì, è pasticciato. Quindi potremmo dire tra poco quel pasticciaccio bello, bello di Largo Argentina. No? Speriamo. Non ci resta che scoprirlo insieme e continuare a non perderci di vista. Allora, la rifacciamo ancora una volta, va bene? A distanza di 20 giorni, quando sono venuto per la prima incursione nelle prove, già lo annunciavi ovviamente come uno spettacolo che da commedia ridanciana avrebbe invece svelato questo lato amaro, no? Ho perduto la mia figliuola! Ho perduto la mia figliuola! E non perché amaro non si ride più, anzi no, no, mi auguro no, anzi, che si rida il riso tanto. Amaro è uno dei più interessanti. Il riso amaro, appunto. Parmenide e categorico, cuor che dispera, partenza entro la sera. Anassimandro e categorico, gamba tremante, svela l'amante. Alla tua veneranda età, mi permetto di dirtelo, veneranda età, che tu non nascondi mai. Oserei dire immonda età. Schifosa. Abietta anche. Che tu non nascondi mai, per questo mi permetto di dirlo, no? 81 sono. Sì, 81. Okay. Vado per gli 82. Ok, io sono un po' più distante, però mi affaccio anche io alla terza età. E allora ho una curiosità, un segreto che ti voglio cercare di estirpare da te. E ovvero, hai mai paura di non farcela? Sempre. Infatti non ce la faccio. È molto semplice, ma in teoria, in pratica, anzi no, in teoria, non ce l'ho mai fatta. Trema tutto, 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 anche la mano sinistra, anche la mano sinistra, il culo, le gambe, di più, la testa. Se è una lettera da parte del signor Filiberto. Trema, così, vai, vai simmetrico, vai simmetrico, sei di tre quarti, sei fatto così. Una lettera da parte del signor Le ginocchia, parte del signor Filiberto. Spaventati. Come si spaventa la regina? Spaventati. Gambe, non so, tu cazzo, io ho 900 anni, tu non aver paura di fare poco, di fare troppo, mai, devi correre. Vuol dire però, come fai a dire, stai negando l'evidenza? Non ce l'ho mai fatta, è per questo che faccio, sperando di farcela, ma non ce la faccio. È troppo difficile il teatro. Tu ti sei girato. Io mi sono girato. Ti prendo un piede e No, no, non puoi cadere così. Il pubblico vede un piede, non vede la tua figura. Giusto. Quindi sono caduto. Cosa diceva Strehler? Il teatro è umano, nel senso che si deve vedere l'uomo. Nella mente malata del regista, questa scena di violenza che farà schifo quando la faremo come Cristo comanda, deve far rivoltare di fronte a quelle violenze che sono più stupide delle nostre, certo, che ci sono in questo mondo di merda. Come si supera questa paura? Non c'è niente. Non si supera? No, non c'è niente da fare. Ok. Perché ogni anno che passa sei più debole. Bene. E anche meno bravo.
ammesso che uno sia mai stato bravo, certo. Ma la bravura è sempre iniziale, è sempre giovane, sempre quando uno sboccia. È un attimo lì e poi vabbè. La rosa è senza un perché. Fiorisce poiché fiorisce, di sé non viene cale, non chiede di essere vista. Ah, oddio, l'avevo rimosso. Ciao, ciao. Conviene soffrire per meritarsi i doni della fortuna. Sì, soffrirò tutto per una sì gioconda speranza. Sappiate dunque, signore, che il povero monsieur della coterie è acceso e delirante per madamigella Costanza. Madamigella Costanza? Siete troppo arroganti, messia Riccardo! Oh, se non fossi in casa vostra, allora di peggio! Che cosa? Dite di peggio, io dite! Io non ho associazione di voi! Ah! Oh. Oh. Al vostro posto rapirei la figlia. Quando la frittata è fatta, è fatta. Fate la frittata. Perduto la mia figliuola, la mia figlia, sono disperato, la mia unica figlia. Voglio stare da solo per sempre. Il mondo è finito! Amore amoroso, amore intenso, anche voi cantate!
Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la nostra rubrica Che teatro fa? Vediamo allora insieme quali saranno le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate. Cominciamo dal nord d'Italia e dal Teatro Manzoni di Milano, che sarà interessato da una perturbazione emozionale che il 16 e 17 dicembre avvolgerà gli spettatori di Eduardo Mio, scritto, diretto e interpretato da Lina Sastri, che racconta attraverso i suoi ricordi personali l'uomo Eduardo. Io l'ho conosciuto che già era Eduardo, insomma era già il grande Eduardo, era già anziano, ma vedevo che era uno che non si sottraeva assolutamente mai alla fatica, veniva prima in teatro, però io non ero un dente, no, dicevo solo una battuta, ma con me stavo all'ultimo camerino del terzo piano e cominciai a lamentarmi, ma basta questo teatro napolitano, questo teatro dialettale, io sono fatta per altro, io voglio andare da Strehler, dovete sentire, mise una prova proprio del momento del terzo atto dove entrava la cameriera. E quindi scendemmo tutti il pomeriggio per la prova, io stavo per entrare, entrai, feci due passi e lui mi fermò. Non sapete cammanà, volete andare da Strehler, baratevi a cammanà, la prova è finita. E capii che dentro i camerini non bisogna mai parlare a voce alta. Resta drammaturgicamente sereno il clima teatrale anche nel centro della nostra penisola e precisamente a Roma, dove al Teatro Ambra Iovinelli il 20 e il 21 dicembre Geppi Cucciari è Perfetta, monologo scritto e diretto da Mattia Torre che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Mio marito è una pianta. La sua apatia me lo fa sembrare a tratti un essere moralmente superiore. Se io avessi un briciolo della sua serenità, penso qualche volta, forse sarei una persona migliore. Viceversa, io sono una nevrotica, ma forse, perché ho un carico di responsabilità, doveri e mansioni che egli non soltanto non si assume, ma spesso addirittura ignora, come se le cose si realizzassero da sé. Infine, nel sud d'Italia, una spirale di malinconia per epoche che tramontano e di tensione verso qualcosa che deve ancora nascere, travolgerà la città di Napoli, dove al Teatro Mercadante, dal 12 al 17 dicembre, Pamela Villoresi è in scena con Seagull Dreams, scritto e diretto da Irina Brook e tratto da Il Gabbiano di Chekhov. Irina ha proprio voluto, lei figlia d'arte e madre anche, artista madre, ha voluto fare di questo spettacolo proprio un racconto del mondo del teatro. Infatti più che il sipario si aprono i camerini. Voi vedrete una compagnia che prova il gabbiano, ognuno con i suoi sogni, appunto, dreams, i giovani di quello che vorrebbero che capitasse nella loro vita artistica, le speranze che invece animano ancora le persone più grandi, più anziane della storia. Queste le previsioni meteo teatrali di Che teatro fa? Vi ricordiamo che sulla nostra pagina YouTube potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. E non perdiamoci di vista.
Mm-hmm.